Giustissimo, diamo il via in questo momento. E allora? Allora, premio speciale Daniele Nardi. Chiamo un attimo, sono un po' emozionato, scusatemi, la moglie di Daniele, Daniele Nardi, l'alpinista che è venuto a mancare 2 anni fa su Nanga Parbat. L'anno scorso Daniele Nardi è stato premiato. Ambasciatore di pace per i diritti umani. Daniele Nardi, ogni missione, ogni scalata, portava con sé una bandiera, l'alta bandiera dei diritti umani. Pensate, è stata firmata, correggimi Daniela, da più di 5.000 bambini in tutto il mondo. Una cosa bellissima e meravigliosa. Il messaggio di Daniele Nardi è stato grandissimo, è stato dirompente nei nostri cuori, nelle nostre menti, nella nostra società. Ha lasciato un messaggio importante e grazie a Dario Ricci, grazie a Daniela, grazie a Elena Maria Martini, che invito adesso sul palco, abbiamo dato il via, perché Daniela l'ho coinvolta in questo progetto. Daniela ha detto sì, mi piace, sono contento perché il nome di Daniele deve continuare. Oggi è la prima edizione del Premio Internazionale Daniele Nardi Diritti Umani e lascio un attimo la parola a Daniela. Sì, un po' difficile. Sì, salve, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio. Ringrazio gli organizzatori per aver ideato. Sì, è normale. Allora. Ringrazio, dicevo, gli organizzatori per aver ideato questo premio speciale. Perché penso che è molto in linea con i principi di Daniele. Diciamo la frase che c'è scritta lì. Posso leggerla io? Non fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un'idea. Vale la pena farlo. Questa è la lettera che Daniele ha scritto per il figlio prima della partenza sul Nanga Parbat e questo è il messaggio che seguirà in tutti i diplomi, in tutte le manifestazioni, il premio internazionale Daniele Nardi, seguirà il premio. Grazie. Sì, tranquilla. Allora, la scaletta avanti con la diapositiva, per favore. Allora, Marco Eugenio De Santis, questi nomi sono stati scelti, proposti da Dario Ricci, grandissimo amico di Daniele, ha scritto insieme a Daniele diversi libri. Sono stati proposti da loro, la commissione ovviamente li ha valutati e li ha approvati. Grazie anche ad Elena Maria Martini, dov'è Elena? Eccola, prego, che è l'ideatrice insieme a Nardi del progetto Alta Bandiera dei Diritti Umani. Diamo un applauso, facciamo un applauso. E con questo premio vogliamo ringraziare tutti quegli atleti che si adoperano quotidianamente, giornalmente, con mille difficoltà, atleti non solo nello sport, per raggiungere quegli obiettivi di pace e di forza per i diritti umani. Marco Eugenio De Santis, presidente Federboccè, ritira il premio collaboratore, perché il presidente è in campagna elettorale non politica, ma in campagna elettorale CONI. Sì, purtroppo per problemi istituzionali non è potuto essere qui il presidente. Vi ringrazio a suo nome, ringrazio l'associazione del premio e è molto contento il presidente quando un premio venne ritirato da un uomo di sport perché lo sport è una forma di aggregazione dove non c'è una competizione se non una voglia di mettersi in gioco e non c'è odio. E quindi lui era molto onorato di ricevere questo premio. Scusate, anch'io l'emozione, sono anche abituato a stare dietro le quinte. E quindi a nome del Presidente vi ringrazio molto e grazie di questa grande realtà. Consegna il premio alla signora Nardi. Non sono neanche un decimo di Paola Zanoni, ma ci provo. Giovanni Improta. Giovanni Improta, un artista, sì, un artista, scusate, vedi, no, neanche un decimo Paola, avevo ragione.
un atleta incredibile, un atleta sordomuto, campione italiano di kickboxing, di arti marziali, di box. Per noi è un rappresentante molto importante. Pensate che il prossimo anno rappresenterà. Rappresenterà il prossimo anno l'Italia alle Olimpiadi, alle Olimpiadi del Silenzio. Nella lingua dei segni, Giovanni dice: grazie a tutti, sono abituato al ring, ma questo luogo mi emoziona molto. Grazie. Chi ce l'ha? Me lo devi dare, alla moglie di Daniele, perché lo consegna. Sì. Allora, continuo io perché se no mi fanno un po' di confusione, c'è la televisione, comprendete? Soprattutto per questo. E allora, adesso dobbiamo premiare Giovanni Improta, la signora premia Giovanni Improta, il dottor Marchetti viene qui, certo. È premiato anche con il premio Veterani dello Sport, perché è molto importante per il lavoro che lei sta facendo. E complimenti, complimenti. Un applauso veramente grande a Giovanni Improta, grazie. E adesso vorrei qui Armando Pirolli. Ha scritto Vincere nel silenzio, eccolo qui, è già qui. Sì, io sono l'autore del romanzo Vincere nel silenzio, che racconta appunto la vita di questo grande campione. Però vorrei un minuto, perché nel momento in cui sono entrato in questo auditorium e sentire parlare il regista e l'attrice, credo Marta Bifano, sì, ecco, ho avuto un colpo al cuore, perché io ho iniziato, io sono un infermiere, e ho iniziato la mia vita lavorativa in un ospedale psichiatrico giudiziario, e io non ho mai avuto il coraggio di legare un uomo a letto, non ho mai avuto il coraggio di privare del movimento e della libertà un uomo. Infatti 20 anni fa con il mio direttore iniziammo un progetto che si chiamava Le ali ai letti e non Legalo a un letto. Quindi sentire parlare di queste cose, ho avuto un sussulto nell'anima e un percorso all'indietro di quello che sono stati 20 anni di lavoro in ospedale psichiatrico giudiziario. E il mio romanzo d'esordio si chiama appunto Ti racconto il mio OPG, anche se io ho iniziato questa avventura nel mondo della scrittura, per chi ci crede o per chi non ci crede, ma io ho avuto un'esperienza di morte, sono andato nell'aldilà, in una dimensione parallela a quella che è la vita, e quando sono ritornato nel mondo, nel grazie mio corpo... Grazie, che abbiamo veramente poco tempo, mi scusi. Ho iniziato a scrivere, e cosa non parlare per iniziare? Degli ultimi, quelli che io ho amato e quelli che fanno parte della mia vita, gli ammalati psichiatrici a cui spesso sostituisco l'amore, le carezze, un discorso con le benzodiazepine. Grazie. Grazie, grazie a lei. E adesso, sempre per il premio Nardi e Veterani Sport CONI, abbiamo Emiliano Malagoni. Emiliano, ricordiamo che insieme ad Alex Zanardi è stato anche testimonia di Sciabile, un progetto nato nel 2003 dalla collaborazione tra la BMW Group Italia. Ricordiamo che è appunto un pilota di motociclismo paralimpico. Complimenti Emiliano, un abbraccio a Emiliano Malagoni. Allora, devo dire una cosa. L'incontro con Emiliano è stato qualcosa di un po' strano, anomalo. E mia moglie lo incontra in macchina mentre lui stava... Non funziona? Sì. Mia moglie lo incontra in macchina, stava andando al lago, lo incontra mentre
così, stava in bicicletta facendo una salita incredibile. Il pullman si ferma e l'autista dice: oh Emiliano, cosa sta facendo? Lui dice: ah, sto facendo, mi sto allenando. Mia moglie mi chiama, dice: Antonio, un atleta paralimpico incredibile. Io lo chiamo mentre, subito dopo, 3 minuti dopo, dice: guarda, mia moglie è folgorata da te per la tua capacità atletica, e oggi sta qui, in un attimo. Vabbè, non è un caso. Perché fa niente, cose, nasce a caso. Diamo la parola ad Emiliano, prego. Sì, no, velocissimo sarò. Questo è il mio libro, Continua a correre. Ma è il libro di tutti quanti noi, perché nella vita possiamo trovare difficoltà e cose che magari possono cambiare i nostri piani, ma abbiamo il dovere e il diritto di rialzarsi, raggiungere i nostri obiettivi e esaudire tutti i nostri sogni. Perciò è un libro che dedico a tutti quanti noi e per tutti noi, per bambini, adulti, continuare a correre e realizzare i nostri sogni. Io dopo il mio incidente ne ho realizzati tantissimi, nonostante questo piccolo problema, sono tornato a correre in moto, ho creato insieme alla mia compagna Chiara una nuova disciplina sportiva paralimpica, che è il motociclismo paralimpico, è una bella cosa che siamo in Italia i primi al mondo ad averlo realizzato. Bravissimo Emiliano Malagoni! Vieni Chiara, dov'è Chiara? Vieni anche tu a ricevere questo premio, se è possibile. Tutto questo rispecchia lo spirito di Daniele Nardi. Messaggero di solidarietà, di integrazione e diritti umani, è diventata una mia ragione di vita, perciò in piena linea con Daniele. Grazie, quindi continuiamo a correre. Grazie. E adesso scendiamo però. Si può? Scendiamo, non ti preoccupare, veniamo tutti. Vuoi salire? Allora, Eugenio Migliaccio, atleta paralimpico, vincitore del campionato italiano di danza sportiva, giocatori football, premio Nardi e veterani sport CONI. Un applauso a questo ragazzo che, come diceva Marta prima, l'abbiamo visto esibirsi al Teatro Parioli e non solo. È veramente stato commovente, vero Marta? Ci sono venute le lacrime agli occhi perché è stato veramente grande. E poi pensate che è laureato questo ragazzo, quasi, al secondo anno? E qui abbiamo la mamma, vieni pure tu. Secondo anno di ingegneria informatica, un applauso ancora, chissà se riuscirò ad alzarmi. Eccolo, ciao, tutto bene? Sì. Posso chiederti qualcosa? Puoi parlare oppure no? Sei felice di essere qui? Sì. Ci vuoi dire qualcosa? Senti, ma ti ricordi quando hai ballato al Teatro Parioli con Marta e con quell'abito bellissimo bianco? E sei stato bravissimo con quella ballerina che ballava con te, che ballava sopra di te. Sì. Ma lei come si chiama, te lo ricordi? Io da casa da... Giorgia? Cacciarelli. Non ti stancare. Signori, veramente un applauso a questo ragazzo che ci ha dato delle grandi emozioni. Quindi, Antonio, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Piango, sono commosso, niente. Io rubo un minuto, però è dovere dirlo. Grazie di cuore al Vaticano, perché ci trovammo al Vaticano, abbiamo conosciuto una persona straordinaria, questa bella bionda che è qua con noi, Paola Zanoni. Lei, quando vide Eugenio, subito cercò di capire, ma questo ragazzo come mai? Venimmo subito al dunque, conoscemmo anche il maestro Gaspare Maniscalco, che suonava, è un grandissimo. E ci siamo così interfacciati con un po' di amicizia. Abbiamo detto che lui è un ballerino, campione italiano, a Rimini ogni anno titoli, sempre campione italiano. E quindi ringraziamo tanto, perché grazie a lei adesso però sta nascendo una cosa, ci stiamo abituando alle cose belle. Quindi vorremmo partecipare sempre. Grazie. Grazie, queste sono le grandi emozioni di questo premio e di questo ensemble, di questa kermesse con l'Ustilunga, ma ne è valsa la pena. Non pensate?
anche se è stata lunghissima, siamo addirittura all'88esima diapositiva. Però la giornata è stata veloce e credo che quando usciremo da qui avremo il cuore ancora più colmo di gioia. Grazie Eugenio, grazie al papà e grazie a questa mamma straordinaria che è qui seduta qui vicino a io. Prego. Consegniamo il premio dei Nenardi e premio veterani allo sport. Attestato di benevolenza Eugenio Migliaccio da parte del CONI e non solo. Bravo Eugenio, un applauso a tutti noi. E allora continuiamo con Riccardo Provvedi, insegnante e tecnico di volley, che ha ideato il Segui Volley a prova di contagio, premio Nardi e veterani sport CONI. Eccolo lì, veramente una grande emozione. Io continuo a dire una grande emozione, ma è la parola che mi viene da dentro. Grande cuore, grande anima, un grande tutto. E grazie a questi genitori che sono veramente vicini. Prego. Bene, rubo solo qualche istante per raccontare questa esperienza che è stato il Segur Volley, cioè nel momento del lockdown io ho visto prima di tutto i miei figli che sono adolescenti, ma anche i miei studenti e i miei giocatori, i ragazzi giovani, soffrire moltissimo per paura e tristezza che aveva generato questo isolamento. Quindi ho fatto così un'idea, ho proposto di sport nuovo dove si mantiene il distanziamento ma consente a questi ragazzi di stare insieme, di vivere la socialità, perché io dico sempre a loro: in questo momento non possiamo respirare la stessa aria, ma possiamo stare insieme e condividere le emozioni. Grazie tante, sono onorato di essere qui e sono con me. Grazie dottor Provvedi, grazie. E allora l'attestato di veterani sport CONI e il premio Book for Peace, premio Nardi. E adesso chiamiamo Giulio Venditti, che ricordiamo che è un sub impegnato per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino. Un applauso a Giulio Venditti. Sono senza parole, per me è un onore. Daniele, oltre a essere un mio fraterno amico, è un insegnante di valori sportivi, valori di vita. E non aggiungo altro perché sono veramente tantissimo emozionato e essere qui per me è un onore per tutto. Grazie. Grazie a te Giulio, grazie. Il premio... Premio Nardi e veterani Sport CONI a Giulio Venditti. Il presidente dove è andato? E adesso non c'è questa persona che era un anestetista rianimatore, Matteo Villani, che non potrà essere qui con noi. Invece per quanto riguarda Alessia Zecchini credo che ci sia il papà. Eccolo qui. Un applauso, ricordiamo che Alessia è una apnista, membro Green Heroes Team, campione dello sport per la tutela dell'ambiente. Mi dispiace solo una cosa non avere qui Alessia. Io credo che sia la ragazza più sorridente che io abbia mai incontrato. Sorride sempre, è una persona meravigliosa. Complimenti anche al papà, perché se la figlia è così è merito anche di un grande genitore. Grazie. Prego. Grazie a voi. Siamo onorati di aver partecipato a questa manifestazione. Ci scusiamo che Alessia non è potuta intervenire e grazie di tutto. Grazie a lei, grazie di cuore. Questo è l'attestato di benemerenza che va ad Alessia Zecchini, una grande apneista con un fisico eccezionale e, come ripeto, con un sorriso unico. Grazie.